Buona giornata e benvenuti. Thanks God it's Friday. Finalmente venerdì, siamo al 2 di ottobre del 2015, la festa dei nonni, ma tra noi mi sa che l'unico che può festeggiare sono io. Vi aspetto alle 14.30 su Radio Number One, come al solito, con l'appuntamento radiofonico di Mr. Gadget. Le notizie di oggi partono da una strana decisione di Amazon, che ha scelto di bloccare le vendite di Chromecast e di Apple TV per spingere i propri prodotti, ovviamente dedicati alla televisione. Scelta un po' bizzarra, perché credo che oggi gli utenti, semplicemente non trovando il prodotto su Amazon, andranno a comprarlo da qualche altra parte, però insomma non possiamo scegliere noi le politiche di altre aziende. Invece ecco una cosa importante: è passata una settimana dall'arrivo dell'iPhone nei 12 paesi in cui insomma è stato venduto come prima fascia, manca una settimana all'arrivo in Italia. C'è un avviso che viene dato: non fidatevi di quei video che vi fanno vedere l'iPhone messo per un'ora nell'acqua, perché l'iPhone non è subacqueo. Non ci sarà alcuna cura, tutela data da Apple per i telefoni che verranno immersi nell'acqua. Quindi non immaginatevi di fare il bagno con l'iPhone solo perché l'avete visto in un videoclip. È importante che voi lo sappiate. E invece è importante che sappiate anche che si è aggiornato su Android Google Photo, quindi da ieri finalmente potete aggiornare una delle applicazioni più potenti per la gestione e la memorizzazione di fotografie sul cloud, adesso anche con il supporto di Chromecast, a brevissimo anche con la condivisione degli album. Tra l'altro, a proposito del mondo di Google, una delle notizie più curiose di oggi è quella che trapelata ieri. Sam Mayved si chiama, credo, il ragazzo che per 12 minuti è stato proprietario del dominio google.com. Per un errore dei sistemi della gestione, proprio della vendita dei domini, Google ha messo in vendita proprio il suo dominio principale, poi probabilmente è scattato qualche sistema d'allarme e l'acquisto è stato annullato. Però quest'uomo per 12 minuti è stato proprietario del dominio, credo, più famoso del mondo. Huawei P7 si sta aggiornando in queste ore, capiterà anche al vostro, ad Android 5.1.1. A questo punto manca solo il Mate 7, che è stato un po' abbandonato a se stesso, che non ha ancora Lollipop. Speriamo che questo accada ovviamente molto velocemente. C'è una nuova applicazione che si chiama People, ma People scritto con People, che vi servirà praticamente per giudicare le persone esattamente come i ristoranti. Ci sarà un meccanismo di rating per le persone che conoscete. Insomma, cominciate a mettere giudizi negativi su di me, tanto comincerò a scriverli anch'io su me stesso senza grosse difficoltà. E invece render per Lumia 550, che dovrebbe dunque affiancare il 950 come uno dei prodotti che verranno presentati la prossima settimana da Microsoft. A questo punto siamo curiosi di sapere insomma che prodotti arriveranno e soprattutto quando Windows 10 Mobile sarà reso ufficiale. Infine, un accordo che riguarda sempre il mondo di Microsoft ma anche Asus. Le due aziende hanno trovato infatti un accordo per installare su tutti i nuovi prodotti Asus le suite di Microsoft, quindi troverete preinstallati i programmi di Office. Prima o poi troverete preinstallate anche nella vostra radio sveglia, nella vostra radio di casa, insomma ovunque, Radio Number One, per poter ascoltare ogni giorno alle 14.30 Mr. Gadget. Vi aspetto, ciao!